Oggi andremo a scoprire cosa c'è nei TikTok di mia sorella. Non c'è nulla di sporco, tranquillo, quindi sono solitamente nei TikTok appaiono le persone che si vedono più spesso, quindi quelle che ci piacciono, ok? Assolutamente. Quindi adesso andremo a controllare e andiamo a giudicare i tuoi TikTok. No, però fammi scorrere. No, scorro io. Okay, Rebecca Parziale, carina, troppo piccola, andiamo avanti. Mariana, che stava facendo i suoi bisogni credendo di non passare nessuno. Che su, vabbè, qui stava pisciando. Ah, sai che mi era successo una cosa simile in discoteca? No, io ero in discoteca. Tu vai in discoteca? No, in discoteca. Andiamo avanti. Origami all'alba. Ah, quella che ha fatto. Quella che ha fatto, come si chiama? Cioè, se io dico tipo mare fuori. Ciao a tutti, ragazzi. O montagna dentro. Parte 2, devo provare. Ah, questa è carina. Questa è un sacco, guarda. Diamo il video. L'ultima arrivata in casa, questa di Kylie Cosmetics. Ma già stufato, ti giuro. Dai. Cioè, non ha ancora iniziato a truccarsi, ma già rotto, assurdo. Ok, adesso allora la unfollowiamo subito. No, non seguire Luca. Più. Non è ancora uscito nessuno di piccante. Poi vediamo i profili fake che utilizzi, eh. Questa è una marchia. Basta, questa mi ha stufato, appare sempre questa qua di telefono. Ma è carina. Guardate. Ma guarda. Mette due pellicole in croce, fa 200 miliardi di views. È stata brava, ha spaccato. Ma è vero, bravissima, eh. Sta brava. Quando non ti rispondi non puoi sentendo, ma poi ti scrive ho solo investito. Che ha solo investito. Cosa vuol dire? Posso chiederti il nome del tuo primo amore? Giulia. Come vi siete conosciuti? Ma normalmente come carinissimo. Devi lasciarti alle spalle il passato. Solo così potrai avere un futuro. È verissimo, questo è vero. Non è ancora apparso un ragazzo, eh. Non è che hai fatto qualcosa per non farmi vedere per questo video, eh. Guarda che non sono come te, ricordo. Andiamo avanti. Non mi interessa di Chiara Ferragni. C'è anche di Chiara Ferragni, fammelo vedere perché è importante. Voglio vedere il primo ragazzo che ti appare. No, questo qui è brutto. Ma posso vedere? Cioè, brutto. No, aspetta, no. Non intendevo brutto nel senso, intendevo vestito, non brutto. Non aggravare la situazione, vai. Ho trovato una tua vecchia foto, chi è lei? Oddio, ma questi qui li vedevo da piccoli. I guidi. Stanno insieme? Ah, tu li seguivi allora, eh? Ah, sì, anch'io. No, loro sono bravi. Mi seguono anche su YouTube. Andiamo avanti. Aia, mi sono fatto malissimo. Ah, Matteo Robert, eh. Eccolo qui che gli appare. Immaginavo io, eh. Immaginavo, eh. Vediamo bene il TikTok. Fissalo bene, guardalo. Guardalo bene. Sbrigati, guardalo. Io sono una brava ragazza e lui vuole mettermelo proprio così. Sì, Matteo Robert, io te ti conosco, eh. So che mi parlavi di lei, Matteo Robert, eh. Ma a me qualche volta mi viene uno schizzo, impazzisco, lo so, impazzisco. Ciao amici. Sofì Grisafulli in accappatoio. Rispondo a questo commento. Mi dissocio nuovamente. Anna Pepe. Carina, 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 è vero. Peccato che stiamo vedendo i tuoi TikTok, quindi vediamo il prossimo maschio che arriva, eh. Basta. Quando, no, ma basta, voglio vedere un maschio. Voglio vedere chi ti appare di maschio. Fammi vedere come pulisce le unghie. Non che mi interessa, non mi interessa niente. Oh, no. Ma Patrizio Morellato, Lascia il secondo telefono. No, vediamo, guardalo bene. Vediamo cosa fai in questo TikTok, non posso vedere. Lascia il secondo. Fammi vedere cosa fai. Ascoltami un secondo, se tu scorri velocemente tutti gli altri video, ti fermi solo ai maschi, è normale che adesso l'algoritmo si cambi. Queste sono scuse del cavolo. Ora vediamo. Cappellino man. I don't like sushi. Vediamo. Andiamo avanti. Mamma mia, comunque il cringe di questo video è veramente a livelli altissimi. Ma per colpa tua, eh. È quello di prima. È quello di prima. No, prima. Ancora lei dei telefoni. Basta. Ah, chi è questo qui? Matteo Macciocca. Con chi mi fidanzerò quest'estate? Luca, taglia. Per favore. No, per favore, posso farlo? No, fermo un secondo. Va bene, dai, non gli scriviamo niente. Taglia. Chi è questo qui in fondo, eh? Pazzesco, 5 ragazzi. Guarda, chi è questo qui in fondo, eh? Immaginavo lo vedessi, Che poi è assurdo, si chiama Mattia Basso, ma è alto. Ma com'è possibile? Cambiategli cognome. Mamma mia, basta. Cioè, io veramente. Andiamo avanti. Ah, sì, Andrea Bondelli, Tuo nonno dovrebbe morire, te lo meriti. No, non si dicono queste cose, raga. Non si dicono queste cose. No, mi devi prima vedere questi video, skippiamolo. Ah, amo Ballet. Oddio, guarda la gamba, oddio. Come fa a fare? Oddio. Oddio. Ma assurdo, eh? Assurdissimo, raga. No, scusa, per un secondo il video, provaci anche tu. Ci provo anche io. Mi si è stirato il muscolo. Non dico dove mi si è stirato, ma. Ok, andiamo avanti. No, ferma. No, fammi vedere. No, questo non mi interessa. Ah, Andrea Fratina. Sì, lui vede tutti i TikTok. Scorre velocemente. Appena vedo tipo. Pazzesco. Mettiamo questa cosa. Ascoltami. Adesso, se diciamo lo stesso numero, ho un commento a disposizione. 3, 2, 1, 3. Non ci ho neanche toccato. Ma se gli hai tirato un pugno. Cioè,
tu segui tutte ragazze. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? A caso, l'ex di Vera, molto figa lei, veramente figa. Ora però vedremo un'altra cosa. Vediamo i profili che hai. Sara quella vera, Sara wow, eh. Io ho Cristina Zirkovic. Sì, sì, i tuoi i profili fake. Assolutamente, infatti si chiamano tutti Sara Esposito, sì, con sì, la mia sì. foto. Giovanni Bonaccini. Scoperto. Ecco, lo sapevo. Ed è già più e più volte che ogni volta c'è sempre questo nome che gira, eh. La prima volta che esce. Commentiamo. La faccenda del pagliaccio. No, no, dai, pagliaccio no, magari lo insulto. Certo. Poi esce su web, Sara Esposito insulta Giovanni Bonaccini. No, sto scherzando. Questo, eh. Io nel video di prima. Guarda caso ti appare uno con un cetriolo. Basta, Sara, basta. Cioè, perché io dovrei fermarmi a vedere. Ok, vabbè. Oh! E io mi sento così. Oh, che carino sto bambino! Non ti viene voglia tipo. No, a parte il cavallo, non è perché ti viene, però ti prende la faccia e tipo stringerla così. Vero? Sì. Oh Cristo, cosa stiamo vedendo? Ma non è possibile. Mi devi vedere i miei riposti. Questo le postiamo, lo ripostiamo. No, no. Oh, ma chi è sto figo? Lo seguo su Instagram. Sì. Siamo per vedere allora una cosa interessante. Ciao bro, sono il fratello di Sara Esposito. Mi volevo comunicare che lei ha solo 14 anni. Prova a mandarglielo che vedi. Prova a mandarglielo che vedi. Che like? Like ai Maranza, tu non hai capito proprio niente della vita, mi sa. E tipo lui puoi commentare, perché tanto non è italiano, quindi. Posso commentare? Succhiami. No! No, dai, ti commento solo una voce. Prova a no, no, no. Il questo. Cos'è? Che cavolo è? Che emoji è? Dammi il telefono. Allora andiamo a vedere il... Dammelo a me però, lo vedo io. Li vedo io. Sì, il bambino bullizzato dalla famiglia. E adesso scriviamo. Luca! Ok. Madonna, tiro giù. Oh, per me sai quanto... Questo è il post di mia sorella. Encanta la musica del rock. Belli, belli. Devi fare la valigia e sei celiaca. Cosa vuol dire essere celiaci? Che non puoi mangiare farina, tipo, bianca. Farina bianca. Ma perché escono solo queste persone? Mi pare che io sono scritto io tutte le mattine. Oh! My first date in 25 years. Basta, mi ha già stufato. Basta, sei bellissima. Però, esatto, sono ignorato, sto scherzando, lo capisco, ma... Però io non lo capisco, perché quando mi piace una tipa non riesco a fare lo stronzo, perché io non sono stronzo. Quindi se voglio farlo mi ci devo impegnare. E io odio sta cosa, che per... È verissimo, ragazzi, è verissimo. Però se volete rimorchiare dovete fare così, perché l'amore non esiste. No, sto scherzando, ragazzi, l'amore esiste ma è difficile trovarlo. Fidatevi di me, io sono un filosofo. E adesso per concludere questo per concludere questo video vi dirò una frase. Ricordatevela sempre. Questa che è una grande citazione. Per chi la capisce bene, se non la capite fa niente. Una chiave che apre tante serrature è un'ottima chiave, perché apre tante serrature. Una serratura però che si fa aprire da tante chiavi non è un'ottima serratura. Perfetto. Quindi io chiudo il video con questa fantastica citazione. Iscrivetevi al canale.